Vi ricordo ragazzi che sponsorizzo il sito di Eneba, i link li trovate anche qui sotto in descrizione oppure andate direttamente sul sito. Codice sconto Kundispa da utilizzare prima di pagare e vi faccio vedere come acquistare. Sul sito troverete veramente qualsiasi gioco, abbonamento, FIFA Points, c'è veramente di tutto per tutte le piattaforme. Io Football Manager l'ho acquistato proprio da qui. Cercate il gioco, scegliete l'offerta più conveniente, scegliete la modalità di pagamento e poi prima di pagare inserite il codice sconto Kundispa. Dopo il pagamento vi arriverà immediatamente il codice per riscattare il gioco. Il sito è sicuro ed affidabile al 100%. Se avete bisogno scrivetemi in privato. Bella a tutti ragazzi, 22esimo episodio della nostra carriera. Grazie ancora a tutti del supporto. Spero che questa nuova avventura vi garbi veramente tanto e vi prenda come ha preso a me. Da disoccupato il colletto non serve in questo momento. Se mi offre il posto al Messina nonostante i debiti, io andrei al Messina. Albino Leffe, Vibonese, Belluno, Clodiense, che sarebbe il Chioggia, Fano, Matese, Legnano, Mezzolara, Monopoli, Pineto, Seregno, Union Feltre e infine il Vado. Il Monopoli è interessante, ma anche il Monopoli ha più di un milione in rosso ed è troppo. La mia intenzione è quella di prendere una panchina il prima possibile per costruire tutto con calma, per riuscire a fare tutto come vogliamo. Dato il nostro trascorso da allenatore con un buon campionato al Monastir e due stagioni non ottime tra Sanremese e Fasano, trovare una squadra che si giochi la Serie D magari per salire con le finanze buone, difficilmente decideranno di affidare la panchina ad un allenatore che ha avuto scarsi risultati. Per adesso queste, tra quelle che mi interessano, sono veramente tutte a rischio. Luigi Jamie Tights, primo mese, grazie di cuore. Qui ci consigliano Fanfulla, Union Feltre, Chioggia e Belluno. Porco Giudi. Clamoroso, non me l'aspettavo. E difficilmente il Messina poi ci offrirà il contratto. Il Messina ci ha proposto un colloquio. Questa è la CR Messina, quella che gioca al San Filippo. Calma, partecipiamo al colloquio. Cosa le fa pensare di essere all'altezza? Ti sto chiedendo di scommettere su di me. Sarà la miglior decisione di sempre. È una guerra, non è un colloquio questo. Siamo arrivati alla conclusione di questo colloquio. Ho perso 8 anni di vita. Finito il colloquio, andiamo avanti. Se ci prende il Messina, ragazzi, alzo il tavolo senza le mani. Non so se sei più Karate Kid o Rambo, un po' tutti e due. Oh sì, sono proprio bello così. Non vedo l'ora di portarvi FM dalla mia piscinetta gonfiabile, nudo, con i capezzoli di fuori, ci dissociamo. Ora sono pronto per fare video su TikTok. Porco! Fanculo! Il Messina rifiuta la nostra proposta, hanno scelto Giuseppe Scienza come allenatore, li capisco. Ragazzi, il Barletta, guardate quanti soldi ha, mi tolgo per un attimo, leggete e scrivetelo in chat. Non ho mai visto una società in Serie D che avesse tutti questi soldi. 800.000 euro in Serie D non li ho mai visti. Budget stagionale 85.000. Però nel bilancio sono in positivo. Un conto è una società che ha il bilancio in negativo e ti dà magari 50.000 euro. Un conto è una che ne ha 80, però che alle spalle ha un milione che ti può coprire la stagione. Cioè, il Barletta deve farmi studiare se mi prende. Dato che vedo la chat anche parecchio interessata, e a me non dispiacerebbe come destinazione, rimaniamo in Puglia, chiediamo la panchina al Barletta, dichiariamoci interessati. Stiamo per approdare nel mese di luglio. Ricordo anche, non lo dico quasi mai, ma è giusto dirlo, se avete Amazon Prime in famiglia, qualcuno di voi, anche la nonna Amazon Prime, rubategli l'account, collegate il vostro account Twitch e potrete abbonarvi gratuitamente al canale. Mi dite Barletta città quanti abitanti fa gentilmente? 100.000 abitanti! Avanti, email, Torres, Poggi Bonsi, Citanovese, Frattese, molto bene. Anche andare al nord non mi dispiacerebbe sinceramente, tipo anche andare in Veneto, che un prete in Veneto ce lo vedo molto bene. Ma come? Davide Boss, secondo mese, grazie di cuore! Se non vai al Barletta la vedo dura. Le squadre sono sempre meno.
Il Barletta, però, arrivati al 10 di luglio, ci offre un colloquio. E ovviamente partecipiamo al colloquio. Non è importante l'esperienza. No, Mario Di Miccoli è il presidente del Barletta. Speriamo di convincerlo. Dico, mi basterebbe un piccolo budget per apportare delle modifiche? Non voglio chiedere nulla. Piedi per terra. In caso di assunzione ritengo di poter raggiungere la salvezza. Ok, concluso anche il secondo colloquio. Dopo Messina, colloquio con il Barletta. Speriamo che la società voglia offrirci questa panchina, perché andremmo in un'altra città pugliese, 100.000 abitanti, un budget in bilancio di quasi 1 milione, una società che secondo me non mi rifiuterebbe mai il fatto di potermi migliorare con il patentino, quindi secondo me sarebbe un gran colpo, sarebbe anche una botta di culo clamorosa, perché le squadre e i posti stanno finendo. State buoni, buoni, buoni! Non ci voglio credere. È clamoroso, non me l'aspettavo. Addirittura nel piano quinquennale c'è anche la dirigenza in programma di ampliare lo stadio. Mi hanno esonerato e abbiamo fatto un salto di qualità. È allucinante. Ma questa è la vita di un allenatore. Questa è la vita di Padre Davide. Abbiamo i negoziati. Chiedo 1000 euro in meno. Ovviamente la società è contenta. E possiamo dirlo e urlarlo al mondo intero: Padre Davide trova di nuovo una panchina! È un miracolo, è un miracolo. Viene a ballare in Puglia, Puglia, Puglia. Come abbiamo fatto a passare dal Fasano al Barletta, con una dirigenza che ha i soldi e che addirittura vuole costruire uno stadio? Ma che gioia! Si va in pellegrinaggio, tutti a Barletta. Padre Davide ha firmato per il Barletta 1922. Ovviamente iniziamo a conoscere questa squadra. Siete contenti? Andiamo a Barletta, Beppe. Piuttosto perdiamo 7 anni per fare questa annata, ma ve lo giuro, partita per partita dobbiamo perfezionarla, perché con questa società che hanno i soldi alle spalle possiamo veramente scrivere un'importantissima storia del nostro allenatore. Questo è il loro 11, non ci credo, abbiamo pure Avella in porta. Che goduria! Lavorare nel limite del fondo ingaggi, espandere lo stadio, mamma mia. Evitare quest'anno la retrocessione, la Serie D per loro non è importante. Padre Davide, l'argentino, che in carriera ha collezionato il 40% di vittorie, il 37% di sconfitte, si siede sulla scottante panchina del Barletta. Abbiamo tanti giocatori, scopriamo adesso, in scadenza di contratto. Budget 85.000 euro, budget e stipendi 2,95. Il 4-3-3 lo scorso anno è stato un modulo che non ha portato bene. Bene. Cosa? Abbiamo soltanto una punta forte. 4-3-1-2 o 4-3-2-1 e il 4-4-2. Scopriamo che già arrivano i primi tifosi del Barletta, devono ampliarlo per forza. Il Manzi è piccolissimo, ci giocava il settore giovanile del Barletta fino a poco tempo fa. Già qui gli abbonamenti iniziano a volare. La società ha venduto 554 abbonamenti, pensano di arrivare a quota 1200. Pienone. Partecipiamo alla conferenza stampa, così li accontentiamo. E vediamo di fare una buona conferenza stampa, quindi vi chiedo di seguirmi. Si è andata benino. Non male. Addirittura neanche il tempo di arrivare abbiamo Goddard, Rainone e Sirri ostili. Rainone, gran giocatore, molto esperto, avanti d'età, ha 35 anni adesso. Carriera importante alle spalle. Nessun giocatore che ci appoggia. Molto bene. Dato che Goddard non è influente e comunque è carente nelle sue qualità, ma vale ancora 60.000 euro, lo mettiamo tra i cedibili. Patrick, un anno insieme! Ma va, Fra, bentornato! Grazie di cuore. Grazie di cuore. Allora, ci servirebbe secondo loro un centravanti prima punta, una seconda punta, un centrocampista di quantità, un centrocampista centrale e basta.
Però col fatto che cerchiamo un trequartista, a parametro zero tanta roba, l'abbiamo pagato 10.000 euro noi. Contattiamo per l'ingaggio subito Antonio Cianciulli e ce l'hanno consigliato anche loro. Finalizziamo l'offerta, contratto giovanile a quanto pare. Io accetto. Perfetto così, Cianciulli ci farà sapere, ma al 99% sarà il nostro primo acquisto ed è un trequartista giovane, classe 2003, che può far bene, secondo me. Goddard non vorrebbe andare via. Studiamoci un attimo la rosa. Abbiamo tre portieri, di cui uno è inutile. Il titolare al 99% ovviamente sarà Michele Avella, ex Casertana, ex Messina. Vittorio Gilli, un classe 97, non male anche lui, sinceramente. E infine Alessio Cafagno, un classe 2001. Un po' più debole degli altri due, ovviamente. Poi, difensori centrali ne abbiamo 3, 4 se aggiungiamo Valerio Podda. Abbiamo Pasquale Rainone, che lo conosciamo, Alex Sirri, 31enne se non erro. Abbiamo una difesa molto over, tranne questo Luca Lob Janinze, classe 2000, 22enne, non male. Valerio Podda, un regen, classe 2004, marcatura 9. Abbiamo troppi difensori, ma troppi esterni più che altro. Silvio Colella l'abbiamo già visto, potrebbe essere il capitano addirittura della squadra. Gioele Cirillo, classe 2003, 11 in marcatura, può fare sia il centrale che il terzino, a 4 stelle da terzino. Non abbiamo centrocampista. Vincenzo Carrotta, 95, centrocampista, uno dei pochi centrocampisti che abbiamo, ma purtroppo non è granché. Goddard, così così, anche se ha un valore altissimo. In avanti abbiamo Corcione Mattia, trequartista che può fare tutti e tre i ruoli, non male. Salazzaro in attacco, classe 2001, ottimo giocatore. Da ala, per essere un 2005, tanta roba questo Marco Napolitano. Ultimi due, Mattia Carlomagno, classe 2000, 23 anni, e Antonio De Mattia, classe 2003. Dall'occhiata che abbiamo dato alla nostra rosa, che è molto corta e ha bisogno di rinforzi, abbiamo visto che ci mancano, secondo me, almeno due, se non tre centrocampisti. Un attaccante forte da far giocare insieme a Salazzaro. Almeno due trequartisti, uno forse ce l'abbiamo tra le mani. Under 20 importante, guardiamo, Gabriele Catanzaro, non male per essere un 2005. Ma quanto sarebbe romantico se Segnon ha 39 anni, ragazzoli, in Serie D. Silipo, raga! È andato alla Cereale. No! Cazzo! Wow! Proviamo a chiedere informazioni per Salim Diakité, francese, classe 2000, ex Modena. Diakité ovviamente non è interessato a trattare con noi. Luca Miracoli a noi servirebbe. Andrea Mallano sembra un gran prospetto. Non è interessato. Ma neanche tu! C'è bisogno di distruggervi qua sotto? E svincolato Cianci. C'è una piccola possibilità di averti con noi? Tra un giorno magari? Comincia il corso per il patentino. Vi prego. È ufficiale? Olè! Si studia! Grazie di cuore, è quello che volevo. Proviamo a contattare per l'ingaggio Pietro Cianci. Noi vaffanculo! È tra gli svincolati. È dubbioso. Proviamoci. Fabrizio Paghera. Ma ci chiede 30.000. E noi possiamo offrirne solo 25. Ritiriamo l'offerta per Fabrizio Paghera. Io volevo prendere Ranieri. Soltanto che chiedono tanto. Allora, chiediamo un provino a Nicolo Domizzi. 2 settimane. Nicola Russo. Altro centrocampista. E infine, l'ultimo era Francesco Parisi. Francesco Parisi, anche lui 2004. Tutti e tre i giocatori accettano. Molto molto bene. Classe 2002, 1,94 m. Pietro Esposito. Secondo me questo giocatore, con queste caratteristiche, questo fisico, potrebbe assomigliare parecchio al nostro Ranieri. Pure Pietro Esposito accetta. Quindi abbiamo 4 centrocampisti in prova. Vedremo successivamente che qualità avranno. Secondo me tutti e 4 sono interessanti. Io pure 3 su 4 li prenderei, per non sforzare il budget per quanto riguarda almeno il centrocampo. Il Napoli
quando l'abbiamo preso noi in prestito, ci aveva chiesto quasi 1 milione. Ci vuole pensare Antonio Pesce. Sarebbe veramente un gran colpo. Continueremmo ad allenare un giocatore che già conosciamo. E sono certo che sarebbe una plusvalenza pazzesca per noi. Antonio Pesce dal Napoli firma per la Virtus Verona, che giocano la Serie C. Ci sta. Cianciulli alla fine firma per la Vigor Trani. Però dalle prime caratteristiche non sembra malaccio, eh. Ivoriano, 1,84 m, può fare un paio di ruoli in più. Non sembra male, ex Milan. Nessuno è interessato a Divan Altamura. Offerta al Benevento per questo giocatore che purtroppo nella loro under, classe 94, cedibile in prestito. Vorrebbero il 100% per farlo venire. 1000 euro subito e 30.000 euro in 3 anni. Offerta anche al Taranto per Diaby, un giocatore allucinante. Presentiamoci alla nuova squadra. Squadra contro! E si comincia benissimo. Ma porca troia! Ma io non è che scalcio la sedia, lancio via il computer. Ma vi dico che voglio evitare la retrocessione e voi vi incazzate. Vi dico che faremo meglio noi ad evitare la retrocessione e siete comunque giù di morale. Ma decidetevi! Come siete preoccupati per le maggiori aspettative? Ma me l'avete chiesto voi, cazzo! Cazzo! Diciamo che non è andata benissimo. L'offerta per Diaby è cambiata. Galasso e Poli lasciamo stare. Proviamo a abbassare a 90. Budget minimo consentito per la prossima stagione? Garantito per la prossima stagione? 50.000! Non so se lo leggete, che è troppo piccolo. Taranto, fammi svoltare che faccio un acquisto importante. Cominciamo alla grande questa nuova avventura. Arriva in prestito Ivan Altamura dal Benevento. Abbiamo puntato tanto su questo giovane classe 2004. Prende tanto di stile. Ma poi dobbiamo sperare che anche il giocatore si è interessato? No, no, no! Diaby, ma vaffanculo! Che sono pieno di soldi, Diaby! Sono pieno di soldi! Siamo ricchi! L'anno prossimo ti porto alle Maldive con me! Diaby rifiuta. Non avete idea di quanto sia forte Diaby. Concludiamo quindi questo episodio con soltanto un acquisto ufficiale, che è un prestito, mentre diamo un'occhiata come ultima cosa ai 4 centrocampisti che abbiamo in prova, a cui al 99% 3 di questi verranno inseriti poi in rosa. Scegliete anche voi tramite i commenti quale. Ecco Nicola Russo, questo è il primo, gran talento, 4 stelle per lui. Il secondo è Pietro Esposito, un po' più debole rispetto all'altro nonostante abbia 2 anni in più. Questo è Nicolo Domizzi, non male. Mentre l'ultimo è Francesco Parisi, e anche lui secondo me nella nostra squadra può dire la sua.